intervenuto qui a San Marino, quindi non ha particolare bisogno di essere presentato. Ci sei? Ci sei? Vai. Signori, a voi Diego Baratono. Ringrazio innanzitutto Roberto Pinotti per aver consentito di essere qua anche quest'anno, è la 15ª volta. La Repubblica di San Marino deve aver ospitato il pubblico. Quest'anno ricorre nel bene e nel male il trentennale dell'inizio delle mie ricerche, può non interessare, insomma, è dal 1984 che mi occupo di appunto di ricerche, un percorso intellettuale personale mio che mi ha condotto in diverse direzioni e non ultima, anzi forse la principale, proprio lo studio dell'Antico Egitto. Questo mio intervento ha un titolo particolare, è Giza dal sottosuolo alle stelle. È un po' una summa di quanto sono riuscito a trovare, a costruire di tutto ciò che gli antichi egizi ci hanno lasciato. Non tutto ovviamente, una buona parte. Quella parte forse che è stata spesso troppo interpretata secondo ovviamente il mio criterio di giudizio. Mi piace iniziare questo intervento con un detto che se ascolto dimentico, se guardo ricordo, ma se faccio capisco. Era un certo Kung Fu Tzu, noto come Confucio. Questo per dire che cosa? Per dire che, come giustamente ha anticipato Roberto all'inizio dell'apertura dei lavori, si lanciano dei messaggi con queste presentazioni. Sta poi a chi viene sollecitato un qualche stimolo a approfondire il discorso. Certo è che tante cose che ho trovato sono cose inconfutabili, nel vero senso del termine, nel senso che le cose che vedrete in questo viaggio, perché proprio di un viaggio si tratta, ed è il mio percorso intellettuale, quello che io ho fatto in questi 30 anni di ricerca, sono cose oggettivamente indiscutibili. Una di queste è il terzo livello di Giza che ho scoperto letteralmente, anche se qualcuno ha parlato genericamente di una certa zona dietro le piramidi, ma non si è spinto più in là, poi vedremo anche le immagini. Io sono stato sul luogo, ho esplorato il luogo e ho capito determinate cose, ed è il terzo livello, è una zona che esiste inconfutabilmente ad El Giza ed è una parte importantissima non solo del territorio ma anche della cultura dell'Antico Egitto, e vedremo anche in quali termini. E questo è il sottosuolo. Io sono stato il primo nel 1997 a parlare dell'esistenza di una seconda sfinge. Devo ancora andare a verificare in loco se esiste veramente questo animaletto. Ci sono stato, ho avuto determinati riscontri indiziari che lasciano ben sperare. Chissà che un giorno, una volta che terminerà il conflitto terrificante descritto prima da Alfredo, quando terminerà quello, probabilmente. Dal sottosuolo passiamo al suolo di El Giza, dove esiste, straordinaria, bellissima, incredibile, una condizione geometrica che non è mai stata vista. Questa condizione di cui ho parlato, scritto nel libro che ho pubblicato nel 2004 e che di cui sto scrivendo, c'è un altro libro prossimamente, è una condizione assolutamente, anche qua, inconfutabile, nel senso che euclideamente è dimostrabile, e lo vedremo anche in quali termini. Quindi siamo passati dal sottosuolo al suolo.
per finire appunto alle stelle, in una forma che presumo non avete mai visto. Questa, questa condizione, questa funzione stellare, l'ho scoperta diverso tempo fa, non ho mai parlato, per la prima volta ve la regalo, sono 30 anni di ricerca, vi regalo questa piccola chicca, sta poi a voi decidere se accettarlo o meno, ovviamente, non è che non è un'imposizione, ma quello che vedrete è così. Cioè, quando si parla di geometria si parla di matematica, e la matematica si sa che non è un'opinione. Coloro che danno l'acqua, ossia i signori delle stelle che danno la vita al Nilo, esiste una regione stellare di cui si sono perse le tracce, ma non nel passato, recentemente. È una regione stellare ben nota e che rendiamo onore al merito, sicuramente gente come Bobal ha riscoperto, in termini forse troppo personali, però anche lì ognuno è libero di decidere se accettare o meno. Comunque una regione stellare in Antico Egitto esiste, esisteva ed era molto importante. Parliamo del mito. Qua vediamo l'esistenza della Kher, il sottosuolo, la terra, con tutto quello che ciò comporta, il ciclo di vita e di morte dell'uomo, la terra come rifugio del defunto, come crogiolo per la rinascita, in un ciclo molto particolare che gli antichi egizi, questa è una cosa fondamentale che continuo a ripetere spesso durante l'intervento, gli antichi egizi avevano capito, essendo dei grandissimi osservatori, ma veramente erano straordinariamente puntuali, precisi, osservavano tutto e descrivevano tutto quello che vedevano. E ovviamente si erano accorti che nella terra un corpo, sia esso umano, sia esso un seme, o meglio, vedendo che mettendo un seme nella terreno, questo seme ovviamente marciva, poi germogliava e dava nuova vita, vedevano che il sole entrava nella terra, secondo i loro criteri ovviamente, vedevano che rinasceva al mattino, avevano capito questa ciclicità della vita e l'hanno rappresentata. Avevano per il ciclo solare, che poi rappresentava un po' tutta la condizione dell'esistenza dell'uomo egizio, l'aveva rappresentata con due leoni, Duau e Sef, Tuau questa mattina e Sef ieri sera. Tuau questa mattina, ovviamente il leone dell'est, quello che sputa il sole al mattino, Sef il leone che inghiotte il sole alla sera. Questi sono ovviamente i libri, quelli che erano chiamati libri per uscire alla luce, ovvero libro dei morti, un termine sbagliatissimo, solo perché Champollion aveva definito questi testi testi funebri. Lepsius aveva detto, sì è vero, sono testi funebri, sono testi dei morti, libri dei morti. Invece non è affatto vero, il Perenero, Pert Henru, vuol dire letteralmente libro per uscire alla luce, libro per rinascere. Altro che libro del morto, non c'entra nulla, questa è la traduzione vera, reale, quella che avevano dato gli antichi egizi, non è un'interpretazione di Champollion. Sarebbe bene chiamarlo libro per uscire alla luce. Comunque in questo libro viene rappresentato Akher, la terra, generalmente, la vediamo qua sotto, con una striscia di terra con due teste umane agli estremi, proprio per definire il tunnel, il percorso che faceva il sole e con esso anche, per simpatia se vogliamo, anche l'anima del defunto per rinascere. Inizialmente abbiamo appunto due testine umane su questa fascia di terra, verranno cambiate, subirà diversi mutamenti questa raffigurazione, con teste leonine e corpo leonino, questa è sempre la terra sostanzialmente, e vediamo qua rappresentati due leoni esattamente come nel papiro, nel libro che uscirà alla luce,
Questa è la tomba bellissima di Ramses VI a Tebe Ovest, dove è appunto rappresentato l'Aker, dove l'anima del defunto, in questo caso il sole, si mette, l'anima del defunto in questo caso è il faraone, si mette e rinasce. C'è un dettaglio, e lo possiamo vedere in questa rappresentazione, anche qua il libro per uscire alla luce di Ken Sumose, siamo in un periodo successivo a quello che abbiamo visto prima, ma vediamo una cosa molto ma molto particolare. Abbiamo la rappresentazione di questa parte che è similare. Qua siamo nel nuovo regno, col papiro di Ani, qua siamo il terzo periodo intermedio, qualche anno successivo. Vediamo però che questa raffigurazione è esattamente uguale all'altra. Gli antichi egizi riproponevano le loro convinzioni, magari trasformandole, per carità, le trasformavano, le facevano maturare, ma sostanzialmente erano sempre le stesse cose. Praticamente abbiamo 3.000 anni di storia dell'antico Egitto che vive in uno stato stazionario, come l'acqua, sempre diversa ma sempre uguale a se stessa. È una cosa straordinaria. Lo rivedremo questo dettaglio successivamente, perché è molto importante. E qua vediamo il perché io sostengo l'idea dell'esistenza di una seconda sfinge. Abbiamo il libro per uscire alla luce con Tuawet e Sef, che ci dicono che ci sono due, guardate che ci sono due leoni che proteggono il ciclo solare, la nascita e la morte dell'uomo, dell'anima dell'uomo, eccetera, eccetera. E abbiamo appunto la sfinge dell'est che sputa il sole al mattino, ce lo dice la stele ancora, che c'è tra i piedi della sfinge che conosciamo, che è esattamente uguale, ed è spontaneo chiedersi, ma se gli antichi egizi, senza interpretare ovviamente, ma solo leggendo, solo vedendo qualche anno fa, se ci dicono che c'è un leone che sputa il sole al mattino, e ci dicono che c'è uno che inghiotte il sole alla sera, ma allora dov'è questo leone? Ecco perché è venuta fuori l'idea dell'esistenza, la possibile esistenza di una seconda sfinge straordinaria. La stele del sole che c'è tra i piedi della sfinge dà anche un'altra indicazione straordinaria, che questo reticolo che vedete, che è un simbolo particolare, il simbolo viene interpretato come simbolo dell'edificio, ma dice molto di più. In questi anni di ricerca io mi sono imbattuto utilizzando un sistema molto, molto semplice, si tratta di geometrizzazione o geometrizzazione inversa dei luoghi, ovvero prendendo i luoghi e utilizzando sistemi geometrici, ripercorrere il pensiero che ha indotto l'ideatore di quei luoghi, praticamente cercando di capire come ha ragionato, in quali termini ha ragionato, in maniera geometrica. Cioè, praticamente prendendo dei punti, tecnicamente prendendo dei punti e unendoli. Vedremo che questo sistema è lo stesso sistema utilizzato dagli antichi egizi. E qua sarà una cosa straordinaria da analizzare, da vedere. Comunque, questo sistema di cui sto parlando è sintetizzato in questo disegno, in questa lavorazione geometrica. Domani si parlerà di rosa mistica. Qua abbiamo forse uno tra i primi esempi di rosa, straordinario, bellissimo, è un diamante, sostanzialmente il disegno che ha il diamante, più o meno simile. Ecco, da questa geometria, questo sistema geometrico, che è denominato reticolo aureo, emerge appunto questo reticolo, molto particolare, molto tecnico, se vogliamo, adesso se vogliamo un attimino, ma per farvi capire vi faccio vedere come sta la stele del sogno dietro questo reticolo. È un reticolo modulare,
quindi si può ingrandire in piacere tutta la produzione artistica dell'antico Egitto, ed è una produzione per l'80% una produzione funeraria tra virgolette, e poi c'è la produzione proprio realmente artistica, è tutta modulare. Io posso, utilizzando ovviamente il canone Lepsius, quello che è chiamato il canone Lepsius, il canone dei quadrati, e qua a ben vedere di quadrati ne abbiamo anche diversi, ecco, questi quadrati sono prima di quelli che Lepsius trovò, sono sottomodulabili, oppure si può ingrandire tramite questi quadrati, si può ingrandire il disegno. Tecnicamente è il punto croce che da una pagina di un quadernetto 15-20 riesco a fare un lenzuolo, una bandiera, un qualsiasi cosa, 10 metri per 15 sostanzialmente, moltiplico, demoltiplico i quadratini. Osservate come sta la stele di sotto. Subentra un altro discorso legato alla propria Giza, pochi conoscono questa cosa, noi sappiamo, secondo gli accademici ovviamente, conosciamo una cronologia che parla di Khufu, Cheope, Khafra, Khefren e Menkaura, Micerino Menkaura, come costruttori, sbagliatissimo come definizione, delle piramidi. Pochi sanno che dopo Cheope, quindi tecnicamente se è vero quel che dicono, Cheope costruisce la sua piramide del Giza e lì era tutto perso, tutto vuoto, perché poi subentrerà Khefren, ecco, dopo Cheope c'è un faraone che si chiama Djedjefra, che non costruisce la sua piramide al Giza, ma ad Abu Roash, 50 km di distanza. Ma del Giza, Djedjefra, sappiamo che ha lavorato, perché nella fossa ai piedi della piramide, dove sono state trovate le imbarcazioni di Khufu, c'è anche l'imbarcazione di Djedjefra. Ma cosa ha fatto Djedjefra? Nessuno sa nulla. Andiamo avanti. Questa è ovviamente la realtà dei fatti, questa è la Sfinge. Una stella che abbiamo visto adesso. E abbiamo questo dettaglio, questa scritta. La Divinità Suprema dice: io ho fatto la grande inondazione, io ho fatto in modo che i loro cuori cessassero di dimenticare l'Occidente. Cos'ha di tanto importante, visto che abbiamo parlato prima di una sfinge dell'Occidente che non esiste? I testi dicono: ho fatto in modo che i loro cuori cessassero di dimenticare l'Occidente. Cosa c'ha di particolare l'Occidente? Cosa possiede? Che caratteristiche ha? Ho seguito il suggerimento, sono andato a Occidente. E qua, a Occidente, esiste il terzo livello. Questa parte dell'altipiano di Giza, perché il Giza è un altipiano, non è assolutamente una piana, se siete stati, forse ne siete resi conto, è un altipiano che ha un dislivello da 0 a 100 metri. 100 metri sono parecchi, ma pochi se ne avvedono. Adesso vedremo anche in quali termini. La planimetria dall'alto, questa è una foto satellitare che mi è stata concessa dall'Università di Alessandria, all'infrarosso, infatti vedete qua, dei particolari, mamma mia, vedete i particolari, sono proprio rossi, perché appunto l'infrarosso segnala la presenza di materia viva. La foto satellitare che indica dall'alto la disposizione delle piramidi, abbiamo Khufu, Khafra, Menkaura, i punti cardinali e la zona che io ho esplorato, che non so se la vedete, è questa parte qua, questa zona che ho esplorato e che è esattamente a Occidente. C'è questo rettangolo rosso che è molto particolare e che vedremo successivamente, che inquadra la zona del terzo livello. A 9 metri
come dicevamo prima, c'è la Sfinge sul livello del Nilo, sto parlando del Nilo antico, a 50 metri ci sono le piramidi, e di questi pochi, presumo che siano pochi quelli che si sono accorti di questa differenza di livelli che è sostanziale, a 100 metri dalla Sfinge c'è il terzo livello. Qua si vede bene. E il terzo livello risulta essere proprio una cava. Tutti si chiedono se sono state costruite le piramidi. Bene, esplorando il terzo livello, mi sono reso conto effettivamente di come sono state costruite le piramidi. Non tanto tecnicamente, perché lì ci ha pensato un architetto, che Marco Fiorina scrive un libro che specifica tecnicamente, passo per passo, come sono state costruite queste piramidi, ma io ho capito il principio che c'è dietro questo sistema. Le piramidi sono state costruite dall'alto, le vedremo anche come. Il terzo livello è questa spianata incredibile che c'è dietro le piramidi, nessuno ha mai esplorato. Su questo terzo livello esistono delle cose incredibili che adesso vedremo, e ha colmato sicuramente, questa mia esplorazione del 2007, ha colmato sicuramente una lacuna che è stata lasciata probabilmente vuota per molto tempo. Questa è la sezione longitudinale del terzo livello, non è mai stata fatta, questa è la prima rappresentazione che si può vedere. Qua siamo a destra, abbiamo la Sfinge, spostandoci di circa 600 metri, 700 metri, saliamo di 50 metri, 41 metri esattamente per esattezza, e abbiamo la zona delle piramidi, salendo ancora c'è il terzo livello, questa cava incredibile di cui nessuno si è mai accorto dell'esistenza. Questa è la trasmissione Voyager che ha mandato in onda questa mia, tra virgolette, scoperta, rappresentandola correttamente, ed ecco come tramite rampe a scendere e non a salire, come comunemente si dice, la camera del re, come hanno fatto a mettere 70 metri quelle lastre, quei blocchi di granito pesanti, miliardi di tonnellate. Non hanno sollevato nulla gli antichi, non c'è nessuna rappresentazione che indichi che gli egizi erano in grado di sollevare qualcosa. Loro trasportavano, tiravano, trascinavano il materiale, tant'è che il terzo livello si trova esattamente a livello con la camera del re. Vi lascio immaginare cosa hanno fatto. Hanno fatto il giro, abbiamo trovato le tracce satellitari di queste rampe che circondano il Giza, hanno fatto arrivare dal Nilo i massi in granito, una curva morbidissima abbastanza ampia, con una pendenza del 2,5% circa, 2,5% l'inclinazione del vostro balcone di casa per far defluire l'acqua, hanno trascinato sul terzo livello i massi, si sono trovati a livello e hanno fatto questo. Permette una rampa per far scivolare, addirittura in discesa sulla camera, per far scivolare questi massi. Quindi più nessuno dica che gli egizi hanno sollevato qualcosa. Queste cose che sto dicendo, torno a ripetere, sta a voi valutarle e sta a voi prenderle per buone, ovviamente. Questi sono dati di fatto, fate voi comunque. Il terzo livello si presenta in questo modo, con tracce di cavatura in loco. Il materiale della costituzione del corpo interno delle piramidi è esattamente il materiale che si trova sul terzo livello, che potete vedere qua. E uno dice, ma sì, vabbè, d'accordo, tu mi hai detto che prima parlavi dei testi, e dove si parla del terzo livello nei testi? Non se ne parla. Gli antichi egizi disegnavano quello che vedevano, e quello che vedevano lo disegnavano, e se loro avevano una concezione particolare la costruivano se non esisteva. Il loro mito del sole che viene sputato al mattino e inghiottito la sera lo costruivano, sono costruite la Sfinge, e rappresentavano il terzo livello per come effettivamente è. Così come vedete, a
alla stessa identica, precisa struttura dei testi. È assolutamente incontrovertibile questo. Il terzo velo è proprio questo, sono le porte nascoste che stanno nella terra di Sokar. Sokar è il dio che viene comunemente chiamato Osiri, o Osiride, che veniva adorato a Menfi, proprio a Giza praticamente, nella necropoli di Giza. Ed era talmente importante questa divinità da dare addirittura il nome all'altra grandissima, vecchissima necropoli, che è facile capire quale possa essere il nome, Sokar, Saqqara. Sokar è quello che ha dato il nome a Saqqara, ovviamente. E questo è un testo, appunto il testo dell'Amduat, dove si trovano questi disegni. Ma cosa si trova fisicamente sul terzo velo? Perché io sono molto egizio da questo punto di vista, sono molto pragmatico, non mi invento nulla. Sul terzo livello, a parte il ditone che vedete, si trovano dei choppers. Cosa sono i choppers? Li vediamo dopo, questa è la cosa più importante. Si trovano delle pietre con dei geroglifici abbandonate a se stesse. Da quanto mi risulta, qualsiasi tipo di reperto di un certo tipo dovrebbe essere salvaguardato. Ebbene, qua ci sono pietre di questo genere, frantumi, non si sa bene da dove arrivano, da templi, da false porte, non si sa da dove arrivano, perché nessuno conosce questa zona, che sono abbandonati là, sul terzo livello. Ci sono delle tombe del Neolitico, di cui nessuno conosce l'esistenza, e ci camminano sopra i cammelli. Nessuno lo sa, perché se lo sapesse verrebbero depredati, per fortuna nessuno lo conosce. Quindi. Oltre a queste pietre ci sono i choppers, che sono questi strumentini, che sono selci, litiche, microlitiche, di straordinaria importanza, che se l'avesse scoperte qualsiasi accademico a quest'ora avrebbe già il premio Nobel per l'archeologia. Purtroppo l'ho scoperte io, e io purtroppo non sono un accademico, ma l'ho scoperte, e ci sono, esistono. Queste selci litiche, microlitiche, sono ergonomiche, quindi sicuramente maneggiabili, sicuramente utilizzate per fare qualcosa. Ma far cosa sul terzo livello? Dietro le piramidi, poi sono varie tipologie. E sul terzo livello io ho scoperto un'altra cosa straordinaria. Le selci sono appunto in selce, questi microliti sono fatti di materiale, sono le selce praticamente. E sul terzo livello ho trovato questo oggetto. Questo oggetto è stato analizzato dal professor Maurizio Gomez, che insegna praticamente l'utilizzo di materiali antichi al Politecnico di Torino. Ha preso in mano questo oggetto e dice: ah, ma sì, questo oggetto è terracotta, si vede che è terracotta. Prende in mano e dice: ma però non è, cioè, che terracotta? No, non è terracotta, pesa. Lo analizza, dice: ma è impossibile, questo è quarzite. La lavorazione toroidale, ovvero la costa toro arrotondata che ha questo oggetto, gli fa dire: sappi che questo oggetto era di un'importanza straordinaria per chi l'ha costruito, perché la lavorazione implica un impegno, una fatica, ma fuori dal normale. Oggi fare una cosa del genere è difficoltoso, quantomeno. Questa pietra ha tracciate su entrambe le facce una circonferenza, risultando così, sembra quasi una corona circolare, due circonferenze isocentriche. Parliamo di scienza? Parliamo di dati oggettivi? Bene, questi sono dati oggettivi. Io ho esplorato il terzo livello e in particolare questa zona. Riuscite a vederla? Riuscite a vederla? Questa zona è grosso modo, e si vede anche qua tracciata bene perché ha una specie di subsidenza rispetto a tutto l'areale intorno, ha le dimensioni grosso modo di un campo sportivo.
La mia idea dell'esistenza di una seconda sfinge era proprio questa: io vado ad ovest, come mi dicono i testi, vado a vedere se c'è una seconda sfinge. Arrivo sul terzo livello e non esiste una seconda sfinge, esiste questo, vuoto assoluto. Possibile che gli antichi egizi, con tutte le premesse che abbiamo fatto, mi abbiano tradito? Ma non è che per caso l'abbiano costruita sottoterra la sfinge dell'Ovest. I testi ne parlano. Cosa ho fatto? Evidentemente non c'era nulla, ma avendo delle pietre a disposizione, ho detto, ma fammi vedere una cosa, beh, facciamo un giochino. Ho preso queste pietre e le ho lasciate cadere in questa specie di campo sportivo. Questi sono i risultati dall'analisi del suono provocato da quella pietra che io ho fatto cadere. E questo cosa indica? Semplicemente che questo campo sportivo su cui ho camminato, al di sotto è vuoto per 21,5 metri. Ho camminato su un campo sportivo vuoto al di sotto per 21,5 metri. Sapete quant'è alta la sfinge? 20 metri. Quella che conosciamo. Cosa c'è qua sotto? Questi sono dati scientifici ripetibili. Quindi assolutamente il criterio è stato eseguito dal professor Trivero, che è un fisico, quindi sa esattamente di cosa sta parlando, e mi ha detto, no, guarda che lì è così, punto. Infatti poi anche scritto, questa zona è vuota per 21,5 metri. Qua siamo nel terzo livello, il terzo livello esiste, è vero, è reale. E questa è la prima cosa che ho scoperto, e che è inconfutabile, esiste, è vera, è lì. La seconda cosa, osservando il Giza, l'altipiano del Giza, mi sono accorto di un dettaglio molto particolare, che le tre piramidi, secondo me, hanno una condizione di equidistanza abbastanza evidente, ossia le tre piramidi sono disposte in un modo molto ma molto particolare. Esiste un centro, e queste sono cose che nessuno ha mai visto, le ho già pubblicate, mi hanno contestato, ovviamente, perché altrimenti non ci sarebbe il dialogo, ma qua vi dimostrerò che assolutamente ho ragione, perché la geometria è, come la matematica, tutto fuorché opinione. E questa condizione di equidistanza, utilizzando geometrizzazione inversa, l'ho stabilita con un criterio particolare che vedremo molto rapidamente, ovviamente, essere combinati in questo modo. Questo è il centro dell'altipiano di El Giza, che piaccia o no, e questo è il cerchio che si può costruire puntando un compasso con un raggio, ovviamente, largo come la distanza tra quel centro e lo spigolo o di Khufu o di Menkaura, lo spigolo estremo. Questo cerchio comprende, come vedete, comprende qua all'est, comprende la sfinge. Quindi ingloba la maggior parte dei monumenti originari dell'altopiano, quelli che sono ricostruiti intorno al 2800-2900 a.C. e non prima, li ingloba tutti. E sì, bello. Ma tu queste cose dove le trovi? Rivediamo il libro di Ken Somosi. Come ripete che gli egizi scrivevano e riproducevano tutto quel che vedevano. Il libro di Ken Somosi parla di cerchi in termini molto particolari. A destra abbiamo il nord,
la dea del nord che versa acqua, a sinistra abbiamo la dea del sud che versa acqua. Gli egizi avevano l'orientamento al sud, non come noi al nord, che è una convenzione, loro orientavano tutto al sud. Quindi se tutto orientato al sud, noi abbiamo una questione molto particolare, essendo tutta la geometria, tutta la produzione modulare, possiamo fare questi giochini, sovrapporre una cosa all'altra. E scopriamo che le tre piramidi e la Sfinge rientrano perfettamente in questo cerchio. E se tutto orientato al sud, questa parte qua, in alto, non è il sole che nasce, come viene detto, perché il sole che nasce viene rappresentato in tutt'altra maniera in Antico Egitto. Ed è nota la cosa, solo che non viene mai detta per come effettivamente è. Questo è solo il tramonto, infatti posizionato all'ovest. Per andare avanti velocemente, ancora tempo oppure siamo scadenti? Stringiamo. Questa è la condizione trovata, trovabile tranquillamente con un compasso. Questi due punti A e B sono esattamente, quindi senza cambiare la larghezza del compasso, esattamente questa distanza, che è esattamente questa distanza, e non si scappa, non si scappa. Puntando lì il compasso per quel centro che abbiamo visto, viene fuori il nostro cerchio. Ma perché lo dici te? Geometrizzazione inversa, passiamo ad Euclide, è inconfutabile, per tre punti passa una ed una sola circonferenza. Questo è lo schema, noi i tre punti li abbiamo, A lo spigolo di Menkaura, B la Sfinge e C lo spigolo di Khufu. Tracciamo gli assi, troviamo il punto che è esattamente quello di prima, tanto per cambiare, tracciamo il cerchio. Questa dimostrazione geometrica euclidea del fatto che le tre piramidi sono inscrivibili in un cerchio. Fui colui che nacque anche come un circolo, questo dicono i testi. Ti ringrazio per l'anticipo. Passiamo alle stelle? Dal suolo passiamo alle stelle, siamo dal sottosuolo, il suolo, passiamo alle stelle. Cintura d'Orione. Purtroppo, come il Ghizzo, non ha niente a che vedere. Noi abbiamo visto dei cerchi. Ma con cosa tracciamo i cerchi antichi egizi? Posizionando il bastone Was, che è una cosa molto particolare, ne ho scritto, ne ho parlato già in diverse altre conferenze, ho parlato di questa cosa. Il bastone Was riprende esattamente la configurazione della cintura d'Orione. Ecco perché Osiride, che viene identificato come Orione, e generalmente nei testi viene rappresentato col bastone Was in mano, come altre divinità, forse tutte le divinità. Il bastone Was è uno strumento fondamentale per tracciare quella geometria che abbiamo visto, quella rosa incredibile, che consente di creare il modulo rettangolare e quadrato in sezione aurea, che consente di... La cintura di Orione ha questo senso rispetto agli antichi Egizi, non c'entra nulla con gli Egizi, vediamo anche dopo il come e il perché. Sovrapponendo non tanto il bastone che io ho creato, ma proprio il testo fisico, scopriamo questo: le tre stelle hanno la stessa inclinazione. Guardate dove passa il bastone, proprio in mezzo alle stelle. Le stelle indicano esattamente il punto dove far passare il bastone, non si scappa, è quello. Dici sì, ma tomba di Senmut. Tomba di Senmut dice che le tre stelle sono Orione, con la Sfinge davanti. Nulla di più sbagliato. Sovrapponendo il Giza, e sappiamo che è tutto proporzionale come geometria, quindi posso farlo, alla tomba di Senmut viene fuori questo. La diagonale della piramide mi indica un'altra cosa, non la Sfinge, perché la Sfinge è qua. E qua il fondo la Sfinge.
Questa è la sfida. Queste, se è vero che sono le tre piramidi, indicano un'altra cosa. È un altro, un'altra indicazione che viene data, non questa. Cosa dice questa tomba, questo cielo astronomico di Senghor? Vediamolo. Le tavolozze cosmetiche, la regione stellare indicava al sacerdote astronomo dove l'anima del defunto, del faraone, si sarebbe piazzata in cielo una volta defunta. Molto probabilmente quelle che erano chiamate tavolozze cosmetiche serviva ai sacerdoti astronomi per individuare la collocazione astrale delle anime dei faraoni, secondo la loro credenza ovviamente. E sono fatte in vari modi, in varie fogge, in varie rappresentazioni. Qua abbiamo, guarda caso, un altro cerchio isocentrico, una corona toroidale isocentrica. Andiamo avanti, velocissimi. Quasi finito. Vedete, salvo la sorpresa. Sovrapponendolo a un certo campo stellare, vediamo che, per esempio, questa raffigurazione del lupo riprende. Adesso non so se sono proprio queste le stelle, non ho più pallida idea. Ho provato a giocare con questa qua. Con questa sicuramente sì. Sappiamo che. È difficile far combaciare questi punti. Guardate dove capitano le due stelline, qua nell'angolo destro, guardate dove capitano, dentro i fori, che gli accademici dicono, eh sì, ci sono delle tavolozze cosmetiche talmente utilizzate che sono state bucate per l'utilizzo. Penso proprio che non sia vero. Anche perché la pietra ha delle incisioni superficiali che vanno a prendere esattamente le stelle di contorno. Qua c'è proprio una linea che indica quella stellina là. Bene, parliamo di stelle, parliamo di inondazione e parliamo di Occidente. Cosa succede all'Occidente quando c'è l'inondazione? Succede che nel cielo compare una costellazione particolare, la costellazione dello Scorpione. Quando si parla di Scorpione, cosa vi viene in mente nell'Antico Egitto? Re Scorpione. Esiste una dea, si chiama Selkit o Serket, che è la dea scorpione. In origine era lo scorpione d'acqua, non quello terricolo, ma comunque. Questa rappresentazione si trova nella tomba di Tutankhamun. Si trova un'altra rappresentazione, molto bella questa, che fa capire da dove arriva il corno napoletano. Queste sono le stelle che compongono la costellazione dello Scorpione. Adesso cominciamo ad avere le prime visioni. Shubba, Pigreca Scorpio, Ro Scorpio e Alniat. Questa era la costellazione della Libra, della Bilancia. Dello Scorpione abbiamo una tavolozza cosmetica che rappresenta lo Scorpione. Giochiamo nuovamente, posizioniamo tra le stelle della costellazione dello Scorpione e abbiamo già una bella indicazione qua. Corrisponde alle varie stelle, guarda caso. Che strana sta cosa, ma non è che. Sovrapponendo la rappresentazione di Senghor alle stelle dello Scorpione, insomma, abbiamo la corrispondenza stavolta. Indica qualcosa Senghor, certo che lo indica, ci mancherebbe ancora. E soprattutto indica questo, la costellazione dello Scorpione. Prendendo dei punti, è un giochino che si può fare, c'è anche nella settimana enigmistica. Gli antichi egizi, grandissimi osservatori, hanno scoperto che, e guardate la disposizione delle stelle, sono esattamente come le tre piramidi, sfalsate. Gli egizi osservarono, e osservavano questo, è una cosa che non ho mai detto, guardatela, e secondo me è straordinaria, poi fate voi. Non commento,
guardate cosa succede. Perché gli antichi egizi utilizzavano la forma di piramide? Sapete qual è il grado di inclinazione della piramide? 52 gradi. Sapete quant'è l'inclinazione di questa cosa? 52 gradi. È impressionante, misurata con il tonnato, quindi non scappa. E volete vedere qualcosa di stupefacente veramente? Questa è la tavolozza astronomica, cosmetica, che chiamo piuttosto tavolozza astronomica, che ha queste caratteristiche. La stessa inclinazione, lo potete vedere. La cosa interessante è che 3 su 5 hanno la stessa grandezza proporzionale. 2 sono più grandi, ma 3 sono uguali. Questa è uguale a questa, che è uguale, ed è incredibile questa qua, a riprova di tutto, che effettivamente stiamo parlando di una cosa reale, vera, c'è questo dettaglio che ha dell'incredibile. La tavolozza cosmetica, tavolozza astronomica dello scorpione parla proprio dello scorpione. Ma e il centro, la geometria, cosa c'entra? Vediamo. Guardate dove cade il centro di Giza. Siamo tra le stelle dello scorpione, che compare all'occidente quando il Nilo esonda, quando il Nilo porta la nuova vita, quando il Nilo, l'acqua del Nilo, fa risorgere l'anima. Sovrapponiamo il Giza, facciamo il nostro famosissimo cerchio, e se facciamo passare il cerchio sulla punta delle piramidi, visto che sono segnalate dalle stelle, scopriamo che succede questo. Stiamo parlando sempre della stessa cosa, senza spostare nulla. Ma lei abbiamo visto due cerchi. Due cerchi isocentrici, esattamente passanti per le stelle della costellazione dello scorpione, e non c'è santo, non c'è verso, anche se oggi è un santo, che sia esattamente la riproduzione della pietra che ho trovato sul terzo livello, che sia esattamente la conformazione della geometria che sono stato in grado di costruire con quel simbolo di rosa, tra l'altro, forse una tra le prime, bellissima e incredibile, dell'antico Egitto. Con questo io concludo, vi ringrazio. Grazie Diego.